A Colchester Road, nella contea di Fairfax, in Virginia, appena fuori dalla cittadina di Clifton, si trova una improbabile destinazione turistica conosciuta ufficialmente come Colchester Overpass, ufficiosamente come Bunny Man Bridge. Esteriormente non vi è nulla di straordinario nel sito, che consiste in uno stretto cavalcavia di cemento, dove sopra vi scorre un binario ferroviario. Infatti le persone sono attirate da questo posto non per la sua bellezza architettonica, bensì per tutta una serie di macabre storie che aleggiano su di esso e che hanno come protagonista un'inquietante figura. Ora spegnete le luci, controllate dietro di voi e buona visione. Il cavalcavia di Colchester venne costruito intorno al 1906, vicino al sito della Sangster Station, una stazione ferroviaria dell'era della guerra civile. A causa della sua associazione con svariate leggende, il cavalcavia è una destinazione popolare per gli appassionati del paranormale, soprattutto i cacciatori di fantasmi. L'interesse aumenta intorno ad Halloween, tanto che a partire dal 2003 le autorità locali hanno iniziato a controllare l'accesso dell'area durante quel periodo. In questo video andremo a scoprire cosa c'è di strano e soprattutto a capire perché il secondo nome del Colchester Overpass è Bunny Man Bridge. Di tutte le macabre storie che aleggiano sul cavalcavia, infatti, ne spicca una in particolare che vede coinvolto un essere bizzarro dalle sembianze di un coniglio, soprannominato Bunny Man. Ma chi sarebbe questo uomo coniglio? I dettagli variano di racconto in racconto, facendo apparire questa storia più come una leggenda, ma di base esistono due versioni. Una inizia con la chiusura di un manicomio nelle vicinanze, dopo che un giorno, durante un trasferimento di detenuti, due pericolosi individui riuscirono a fuggire nascondendosi nei boschi intorno. Nonostante una serrata caccia all'uomo durata settimane, non fu trovato nulla di rilevante se non carcasse di conigli, probabilmente usate dai fuggitivi come pasto. Infine, uno di loro venne trovato senza vita impiccato al Colchester Overpass, mentre l'altro, nel frattempo soprannominato l'uomo coniglio o Bunnyman in inglese, non venne mai trovato. Alcuni sostengono che sia stato colpito fatalmente da un treno di passaggio al Colchester Overpass e che il suo fantasma continui ancora oggi a perseguitare passanti innocenti che attraversano quel sottopasso. L'altra versione, invece, inizia con un ragazzo adolescente mentalmente instabile che un giorno indossò un costume da coniglietto bianco e uccise tutta la sua famiglia per poi togliersi la vita proprio in quel tunnel. Anche in questo caso il suo spirito veglierebbe il Colchester Overpass, inseguendo i visitatori con la sua ascia. Si suppone che fino ad oggi almeno 32 persone siano morte in quel posto, anche se non c'è un conteggio ufficiale che lo certifichi, relegando il tutto probabilmente alla semplice leggenda metropolitana. Dopo che queste storie presero piede, vennero segnalati numerosi avvistamenti del Bunnyman anche in altre località, come nel Maryland o nel distretto di Columbia. Si dice che inseguirebbe le persone con la sua ascia, attaccandole nelle loro macchine e vandalizzando le proprietà. Quindi il Bunnyman è reale? Probabilmente no, o almeno non quello della leggenda in ogni caso. Nessun manicomio è mai esistito a Clifton, secondo l'archivista e storico Brian A. Connolly, che ha studiato a fondo le storie del Bunnyman per la Fairfax County Public Library. Né vi è traccia di un adolescente locale che ha commesso alcuna atrocità. Nessuno si è mai impiccato al Bunnyman Bridge, né vi sono stati omicidi. Tutti hanno tentato di verificare queste storie e Connolly ha concluso che sono false. In breve, scrisse, il Bunnyman non esiste. Ma poi accadde qualcosa. 19 ottobre 1970. Quella sera il cadetto della US Air Force Robert Bennett, mentre tornava da una partita di calcio, andò a prendere la sua fidanzata per poi imboccare Guinea Road per far visita a un suo zio.
I due giovani parcheggiarono l'auto in un campo vicino casa del parente e poco prima di spegnere la macchina notarono qualcosa che si stava muovendo fuori dal finestrino posteriore. Non si capì bene nel buio, ma a un certo punto il finestrino anteriore del passeggero andò in mille pezzi e fuori c'era una figura vestita di bianco. Il ragazzo sterzò e partì a tutta velocità terrorizzato, mentre la figura urlava loro che avevano violato la sua proprietà privata. Durante la fuga la coppia si accorse che ai loro piedi vi era un'ascia, probabilmente l'arnese usato dall'uomo per rompere il finestrino. Bennett fece immediatamente rapporto alla polizia che chiese una descrizione dell'uomo e il ragazzo insistette col dire che la misteriosa figura indossava un abito bianco con lunghe orecchie da coniglio. Nessuno dei due giovani l'aveva visto chiaramente in volto e l'ascia venne sequestrata, ma non fu rinvenuta nessuna impronta digitale. Un secondo avvistamento avvenne solamente 10 giorni dopo, quando Paul Phillips, una guardia, vide una figura sotto il portico del cantiere che stava vigilando, sempre sulla Guinea Road. Phillips affermò che l'uomo indossava un costume da coniglio grigio, nero e bianco. Era sulla ventina, alto circa 1,70 m. A un certo punto tirò fuori un'ascia e colpì ripetutamente con forza una trave urlando: «Sei in violazione di domicilio, se ti avvicini ancora di più, userò meglio quest'ascia». Phillips, terrorizzato, fuggì. Curiosamente, entrambi gli avvistamenti sono stati nei dintorni di Guinea Road, nella contea di Fairfax, a soli 11 km a est dal Colchester Overpass. La leggenda si stava dunque trasformando in realtà? La polizia aprì le indagini su entrambi gli incidenti, ma vennero chiusi per mancanza di prove. Incredibilmente, nelle settimane successive, più di 50 persone contattarono la polizia affermando di aver visto il Bunnyman. Psicosi di massa? O effettivamente stava succedendo qualcosa? Ne parlarono diversi giornali, tra cui il Washington Post, che scrisse un articolo secondo cui il Bunnyman avrebbe mangiato un animale domestico. Gli articoli dove è stato menzionato questo essere sono stati: Man in Bunny Suits, South in Fairfax, 22 ottobre 1970. The Rabbit Reappears, 31 ottobre 1970. Bunny Man Seen, 4 novembre 1970. Bunny Reports Are Multiplying, 6 novembre 1970. Nel 1973, Patricia Johnson, una studentessa dell'Università del Maryland, fece una ricerca e venne fuori che ci sono 54 versioni diverse dei due incidenti appena raccontati. Questi avvistamenti divennero così famosi che nel 2011 uscì il film slasher Bunnyman, da cui nacquero poi ben 2 sequel. Infine, tornando al nostro racconto, probabilmente ci troviamo di fronte a una storia nata come leggenda e proseguita come storia da qualcuno che ha voluto approfittarne per incutere terrore. La cosa certa è che molte persone non mettono assolutamente in discussione la carica paranormale del Colchester Overpass. E tu cosa ne pensi di questa storia? Se vuoi ascoltarne altri, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche e aggiungimi su Instagram per altri dettagli inediti. Nel frattempo, mantieni sempre accesa la tua fiamma.